Bentornati appassionati. Adesso inizio con una 2.40, se vedo che è un po' troppo fine allora procedo con una un pochino più grossa, però non scendendo oltre i 120. Ho dato qualche puntino di stuccatura, quindi puntini chiari e sono piccole stuccaturine, e procedo. Purtroppo io qua consigli non posso tanto darne, nemmeno suggerimenti per quanto riguarda quanto levigarlo, quanto insistere. Diciamo che più che altro cercate di guardare quanto ne state togliendo. Se ne avete tolto in maniera omogenea e riuscite a vedere le parti più scure e parti più chiare, ve le immaginate dipinte, diciamo qua un po' esperienza ci vuole. Magari le prime volte capirete e farete degli errori, però ecco, in base a quanto un punto è più scuro, un punto più chiaro, sapete che otterrete un certo tipo di finitura o un certo tipo di altra. Il campione vi serve appunto per questo, perché sapete che dove verrà poco, quindi rimarrà tanto scuro, la macchia sarà tipo questa, dove invece è più levigato, più liscio, sarà così. Insomma, cercate di andare a occhio, rendere la cosa esteticamente carina, ma tanto essendo rustico diciamo che non è che si sbaglia, non si sbaglia mai volendo. Una volta che siamo soddisfatti, siccome queste adesso rimarrebbero chiare, allora andiamo a dare una seconda mano, sempre solo di colore. Questa bisogna cercare di tirarla piuttosto bene. Ora, adesso bisogna lasciarla asciugare. Se passate il fono o il fuoco come ho fatto io, meglio se usate il fono però perché è un po' più giostrabile, diciamo così. Quando sembra che lì sia asciutto, quando avete finito vedete che riaffiora l'umidità, perché asciugate la superficie, ma quello che ha assorbito il legno poi ci mette un po' a risalire. Quindi non fidatevi di passare il fono e poi carteggiarlo subito. Non si può fare, bisogna dare più mani e mani e mani di fono, lasciarlo proprio evaporare, piuttosto date una mano di fono, poi lo lasciate lì almeno 24 ore ad asciugare. Anticipo diciamo una domanda che magari qualcuno mi potrebbe fare: perché non hai usato l'aceto con la paglietta di ferro dentro lasciata a macero? Perché io l'odore dell'aceto proprio non lo sopporto, cioè sto proprio male con l'aceto, quindi per cui, ma oltre all'odore che proprio io sto male, quindi non lo posso usare. E inoltre c'è da dire che io l'ho visto fare a molti maker il discorso dell'aceto, poi non ho sentito nessuno comunque dirlo, ve lo dico io, l'aceto, quando usate quel prodotto lì con l'aceto, in verità dopo averlo dato bisogna lasciarlo lì almeno dai 5 ai 7 giorni prima che tutto l'aceto e soprattutto quel cattivo odore evapori e se ne vada via. Se fate l'errore di dopo 2 o 3 giorni dare sopra la vernice, l'odore rimane nel legno e piano piano lo trasuda anche se lo avete verniciato. Quindi il vostro manufatto continuerà a diffondere nell'ambiente dove l'avete messo quella puzza d'aceto che non è proprio gradevole. Vado avanti col forno ad asciugarlo e poi ci vediamo quando devo dare la prima mano. Adesso con una carta strafine, una 500, levo giusto il pelo, perché non dobbiamo sbiancare il legno, sennò poi si nota una differenza di colore. Ok, una bella spolverata e poi gli diamo la prima mano. Ok, incrociamo le dita e speriamo che sia tutto come desiderato. Come prima mano sto usando il fondo VR106.
quello che uso per il parquet. Uso questo per un motivo molto ben preciso. L'abete è un legno comunque molto tenero, quindi questo è un legno facilmente deformabile, quindi anche solo botte, anche con qualcosa in plastica, in verità lascia il segno. Quindi il mio scopo è quello di riuscire a dare una bella durezza alla superficie. È sempre abete, non è che diventa ferro, però sicuramente riusciamo a limitare parte dei danni. Per adesso mi piace. Mi piace anche molto. Avevo una fifa che mi diventava scuro. Ho preso una 240 e comincio a carpeggiarla. Finito di carteggiare e pulito bene, vi faccio vedere un piccolo trucchetto. Mettete che nel vostro manufatto, una volta che siete, gli avete dato la prima mano, notate in qualche punto qualche che è sbucato, che ne so, un goccino di colla, e quindi c'è il puntino giallo, la righina gialla che stona, o un chiodino che vi è sfuggito e c'è, si vede il colore del metallo, con un pennarello, ci sono di colore marrone eccetera, quindi cercate il colore che si avvicina alla vostra finitura, però deve essere di quelli indelebili. Finito di carteggiare, colorate i puntini che sono rimasti, così poi quando li invernicerete, anche se il pennarello non ha una resistenza eccezionale, quindi poi uno pulendolo verrebbe via, invece essendo che noi l'abbiamo dato prima dell'ultima mano, il pennarello verrà coperto dalla vernice, quindi avrà la strata di vernice sopra che lo protegge, quindi quando il possessore del manufatto lo vorrà pulire e lavare non andrà a togliere il colore. Come al solito a me dispiace non far vedere alcune cose, questi sono della linea pennarelli della Gibra. Come al solito non mi sponsorizza nessuno, non sono pagato per dirlo, sto dicendo questi perché io li uso per il mestiere proprio, quindi li reputo molto buoni. Un panno bagnato, umido, non bagnato, umido. Come vedete, anche se dal fianco è un pelino più visibile, ma da sopra vi posso assicurare che è diventato invisibile, perfettamente in tono. Quindi adesso quando andrò a verniciare rimane lì. E adesso mi faccio tutti i ritocchini come questo qua. Finalmente siamo arrivati al momento di dare la mano definitiva di vernice. Ho usato quella all'acqua, l'EcoStar SL. Ok, ho steso proprio un velo comunque di cera e lo andiamo a lucidare. Pezzo di lana sotto la rotta orbitale. La sto facendo andare da sola, non sto né premendo né niente. Primo così voglio evitare che il feltro sotto possa bucare la lana e quindi poi strisciare contro il nostro pezzo finito. Questo è sufficiente, se volete proprio fare pignolissimi potete prendere poi un pezzo di panno ancora più morbido della lana, un pezzo di legno messo dentro, lo avvolgete nel vostro panno e gli date un'ultima passatina.
in modo proprio da lasciare su giusto quello che serve la cera, ma senza fare uno strato abbondante di cera. E lo faccio solo per facilitare ulteriormente la pulizia. Ma in verità sulla vernice, soprattutto se avete dato della vernice buona, non è necessario dare la cera, o comunque va data con criterio. Perché? Perché se facciamo uno strato un po' spesso di cera, cioè ne andiamo su tanta, oltre che ci mettiamo tanto a tirarla e a rilucidare tutto quanto, perché la cera quella in eccesso va eliminata, se ne abbiamo messa tanta poi diventa faticoso tirarla via. Oltretutto la cera, è vero che la polvere scivola e diventa facile, tra virgolette, spolverare, però è anche vero che se lo strato è troppo grosso, poi rimangono facilmente gli aloni. Uno lo prende, lo tocca e rimangono gli aloni. Poi prende lo straccio per cercare di togliere l'alone e quell'alone fa fatica a venire via, per colpa della cera. Per quello la cera, anche se non la si dà, va bene lo stesso. Se la si vuole dare per pignoleria, per gusto personale, o appunto per facilitare giusto la pulizia, deve essere proprio un velo sottilissimo e deve essere tirata bene. E se vedete un punto che sembra sbiancato, guardatelo bene contro luce, perché normalmente si nota dove c'è troppa cera proprio perché sbianca. Allora lì insistete un po' di più col panno morbido. Ho preso un pannello di MDF da 10 mm e siccome è un pelino grande quello che ho, voglio fargli come una copertura dietro, dove sarà assottigliato, perché da 10 mm non voglio che mi lasci 10 mm di spessore. Quindi ho disegnato dentro il riquadro di dove dell'ingombro della specchiera, in modo che comunque poi questa parte che rimane di qua, la parte che rimane di qua, la assottiglierò un po'. Cercherò di arrivare intorno ai 6-7 mm. Però comunque, essendo grande, mi serve di togliere almeno 3 cm di lunghezza, tutto intorno al perimetro. E procedo ai tagli e comincio a togliermi i 3 cm di esubero. Poi mi organizzo per fare lo scasso. Il problema grosso è che lo specchio, mi hanno detto che in 3 giorni me lo consegnavano e non è ancora arrivato, perché mi servirebbe di mettere dentro lo specchio, vedere quanto margine mi rilascia esattamente e poter scavare questo qui in base al margine che mi lascia lo specchio. E niente, vediamo un attimino intanto cosa riusciamo a fare. Intanto mi faccio i tagli dei 3 cm. Se qualcuno mi chiede perché non hai tolto addirittura 6 cm solo da una parte, perché ormai l'avevo appoggiato sopra, mi sono già fatto tutte le misure eccetera, mi è venuto in mente dopo di tagliare i 3 cm, di farlo un pelino più corto perché era un po' troppo largo. Quindi per cui ormai avevo disegnato tutto e non volevo ridisegnare squadro tutto quanto. Allora, non c'ho voglia di aspettare lo specchio, montarlo, poi di nuovo con tutta la roba di mezzo. Ho deciso che comunque io ho 10 mm di profondità, 5 li porta via lo specchio, devo fare sprofondare la parte lì 5 mm. Per un eventuale difetto o cosa, io comincio a tirarne via 4 da tutto il perimetro, poi con al massimo anche solo una carta vetrata, tanto quello MDF, grattare via un millimetro dal perimetro non è un grosso problema, quindi mi lascio comunque un millimetro di scarto. Ho fatto, ovviamente ho settato la lama, ho fatto un taglio preventivo per vedere che fosse assolutamente preciso, perché qua si gioca proprio sul millimetro. L'importante è tenere bene pressato il punto di scavo, in modo che man mano che la tavola vuole tentare di imbarcarsi, di non fare sotto un taglio che venga dove taglia di più e taglia di meno. Schiacciare bene la tavola contro la lama, in modo da tirare via i 4 mm prefissati. We'll be right back.
pollice in su se il video vi è piaciuto, un'iscrizione fa sempre piacere, ci vediamo alla prossima. Ciao appassionati!